Allora, battaglia, come andiamo? Ruggeri cerca di girarsi, Capelli e poi dentro la sfera ancora per Ruggeri che in fase anche di caduta cerca il 7 alla sinistra di Chierico, pallone non distantissimo dalla porta. Capelli, pallone buono per Messaudi, difesa del Meda, sbilanciata la parata dopo il tiro di Messaudi e poi Formato che l'alza con il sinistro. Ponti sulla sinistra, Ricci lo tallona, Cavalcante, sfera che torna al centravanti. Attenzione ancora Orellana con il mancino deviato, poi in angolo la Stoica. Capelli subito verso Messaudi, anche lì di prima e poi la girata di battaglia che strappa gli applausi dei suoi, pallone però fuori. La battuta di Ricci, Messaudi lascia scorrere per Garci, a cross Ruggeri, di testa Ruggeri, pallone fuori. Tutte le altre fino alla chiusura della Solese con 14 punti, distante 6 addirittura dalla Uboldese. Intanto Messaudi con il destro debole non impensierisce Chierico che aveva combinato una mezza frittata. E dunque al 47esimo tutti negli spogliatoi per il riposo. Il parziale è Baranzatese 0, Meda 0. E allora si riparte qui a Baranzate 0-0 dopo i primi 47 minuti, seguiamo subito l'attacco della formazione di casa, attenzione a Messaudi, Capelli con l'esterno destro, la rete della Baranzatese al primo attacco in questo secondo tempo, 20 secondi, formazione di Vito Frato in vantaggio, 1-0. Attenzione a Ponti in area, Raffaele con il colpo di testa e poi Schiavo, il cross che non arriva, Ponti, sfera verso Orellana che ha lo spazio per il sinistro, la parata di Musitano che si distende in angolo e poi sfera ricacciata in avanti dalla Baranzatese che corre sulla sinistra con Calì, occhio a Barbera, secondo giallo per Barbera. E allora rosso per il numero 5 del Meda. C'è una battaglia, Messaudi dentro l'area, a sterzata, Stoica allo spazio per il destro centrale. Attenzione dell'Anna, azione personale, poi salva Chierico. E come anticipato sono 4 i minuti di recupero proprio sull'azione di Ruggeri che alla fine l'appoggia verso Chierico. L'errore del Meda, Messaudi dell'Anna e attenzione in due tempi, Chierico che tiene aggrappata il Meda, ha la possibilità ancora di offendere. Al 50esimo è arrivato il triplice fischio di Restelli, torna dopo un mese alla vittoria la Baranzatese, il Meda che perde ancora in trasferta, la rete decisiva d'inizio ripresa di Capelli, il finale Baranzatese 1, Meda 0. Sapevamo che era una gara difficile, loro come atteggiamento sono stati migliori di noi, c'è poco da aggiungere, continuiamo con una situazione altalenante, bene in casa e male fuori fondamentalmente, però oggi è una questione di atteggiamento fondamentalmente, no? di seconde palle, di avere la caratteristica di lottare un po' di più che noi purtroppo non abbiamo.
non è stata una palla nitida in cui abbiamo sbagliato, dai, ha calciato bene Orellana e l'ha parata bene il loro portiere, poi per il resto mi hanno creato un po' poco. Beh, il rosso sicuramente ha inciso anche il rosso, sì, però non è quella la problematica. Adesso le prospettive comunque rimangono immutate. Ma sì, le prospettive rimangono immutate, noi dobbiamo provare a fare i playoff, è chiaro che aver fuori tanta gente comunque. Cioè, noi oggi eravamo 15 disponibili nostri, cioè diciamo della prima squadra, no? Quindi è normale che diventa complicato, no? Però dobbiamo provare a star lì e cercare partita dopo partita di fare il meglio che possiamo. Oggi dall'inizio, proprio come Solaro, dalle prime battute cercavamo di far gol. Poi peccato, sbagliamo tanto, però ci sono anche gli avversari in campo. Quindi, però una bella partita, tutti sul pezzo, abbiamo concesso pochissimo, ma ci sta. Però siamo in salute, quindi si va avanti partita per partita. Per noi sono tutte finali, quindi vedete, non parlo più di salvezze, non mi rimproverate. Quindi sono tutte finali, andiamo, alla fine vedremo cosa succederà, perché qua ormai non possiamo più dire niente. Siamo contenti che la società è insieme a noi, i giocatori sono tutti esaltati, direi. Però vediamo se ci si riesce, perché no. Direi tutto sommato un buon girone di ritorno. Ma secondo me possiamo far di più, guarda, non lo dico, perché la squadra è in salute, poi adesso che c'ho i rientri dei giovani, stiamo giocando con i due ragazzini dietro, con Calì e Garcea, vedo una squadra più compatta, più quadrata, però anche chi è fuori, credimi, durante la settimana cerca di mettermi in difficoltà, però poi devo fare delle scelte, quindi vedo tante facce incazzate, passatemi il termine, però ci sta. Sì, era da un po' che cercavamo questa vittoria che nelle ultime settimane non è arrivata. Oggi era un avversario difficile, una diretta concorrente avversaria per i playoff, quindi mi siamo riusciti a trovare questa vittoria in casa, dove quest'anno abbiamo anche faticato a volte, però con la forza del gruppo ce l'abbiamo fatta. Un inizio del secondo tempo sicuramente determinante, no? Tra il gol e il tuo volo. Sì, diciamo che il nostro gol è arrivato subito, proprio botte via. Poi loro hanno attaccato cercando appunto di rispondere al nostro gol per cercare il pareggio. Siamo stati bravi, ho fatto vabbè, la parata, però soprattutto il lavoro difensivo che oggi è stato impeccabile. Poi appunto a parte la parata mi hanno lasciato un weekend, un pomeriggio tranquillo, diciamo. È una stagione finora molto buona. Eravamo partiti con le premesse di salvarci. Però pian piano, lavorando duro e ogni weekend giocando al massimo, adesso siamo lì in lotta per i playoff e non vogliamo farci scappare a questo punto, cercando ogni weekend di migliorarci e appunto arrivare a questo nuovo obiettivo che ci siamo prefissati da un po'. Sì, ringrazio molto intanto Messaudi che ha fatto l'assist e poi soprattutto la squadra che ci ha creduto fino in fondo e ha messo l'anima fino all'ultimo minuto a difendere anche il risultato. Sì, perché il Meda poi è una squadra che comunque è là, terza in classifica e quindi sicuramente qualcosa in più di noi aveva e probabilmente forse ha ancora. Però noi ce la metteremo tutta fino a fine stagione per cercare di provare a stare là e sognare, che ci piace sognare. Sì, è un periodo in cui abbiamo cambiato forse modo di approcciare la partita, che abbiamo sofferto i 20 minuti col Saronno, poi abbiamo capito che forse i primi 20 minuti, il primo quarto d'ora è importante di ogni partita, abbiamo iniziato a stare più alti. Questo ha fatto sì che le partite, le portassimo nella direzione più giusta e più corretta per noi. A questo punto devi offrire le pizze, mi hanno detto, per il gol d'oggi. Guarda, sono fortunato e sa che questa settimana non debba offrirle io perché c'è altra gente, per fortuna, però sicuramente non sarebbe un problema per questo gruppo e questa squadra che merita le pizze e merita tanto altro.